muovesi l'amante per la cosa amata, se la cosa amata è vile. Luigi Capasso, professore di antropologia all'Università d'Annunzio e un genio, Leonardo da Vinci. Siamo nel 1400. In 67 anni di vita, Leonardo riempie tra i 12.000 e i 15.000 fogli. Molti erano di carta di Celano. Sì, carta prodotta in Abruzzo. Ma questa è un'altra storia. Di quei fogli ne restano 5.000. E su quei fogli non c'è solo arte o migliaia di idee. Leonardo vi ha lasciato una traccia indelebile, l'impronta del genio.